Oltre 2 milioni di persone, tra genitori, studenti, docenti e personale non docente, votano oggi per l'ultimo turno delle elezioni degli organismi collegiali delle scuole. 9 febbraio 1975. Dopo assemblee, riunioni e dibattiti tenuti nelle scuole di tutta Italia, si chiude la campagna elettorale per la nomina dei consigli scolastici. La prima delle tre domeniche elettorali, dedicata alle elezioni nelle elementari, vede genitori e insegnanti affluire alle urne in percentuale elevata. Notevole affluenza anche nelle due domeniche successive, destinate alle scuole superiori. I risultati vedranno emergere le liste di sinistra.